Salve a tutti ragazzi e bentornati ai miei show. Finalmente iniziamo una nuova serie, Marvel Guardiani della Galassia. Ve lo dico, non siete pronti. Ma c'è Trax che sta leggendo un libro di sarcasmo. Quindi supportate alla grande questa nuova serie. Arriviamo a 30.000 mi piace subito e vi metto una nuova puntata. Ma soprattutto condividete il video, amici. Fateli sapere che abbiamo iniziato. Sarà una serie vecchio stile, ricca di approfondimenti sulla storia, i personaggi, differenze tra il mondo dei fumetti e questo del videogioco. Se state guardando questo video, taggatemi in una storia Instagram. E oltre a ringraziare i signori di Square Enix per avermi fornito il gioco così tanto in anticipo, il video che state per vedere l'ho registrato da PC, che è sicuramente la versione migliore possibile di Guardiani della Galassia dal punto di vista tecnico. Sicuramente sto giocando con tutti i settaggi al massimo e la differenza si vede, ma soprattutto andiamo a sfruttare tutte le nuove tecnologie di Nvidia. Ho impostato il ray tracing al massimo. Questa tecnologia simula il comportamento della luce come se fosse nella realtà, ma la vera magia ce l'abbiamo col DLSS. Questa tecnologia di Nvidia, che è basata sull'intelligenza artificiale, che ci permette di giocare alla massima qualità possibile, ma con un aumento delle prestazioni. Ma lo vedrete, ci sono vari settaggi, io ho impostato qualità. Ma in descrizione trovate maggiori info. Ma adesso iniziamo la nostra avventura galattica. Ah, tocca a noi. Star-Lord è un disco che sta ascoltando Peter. Eccolo lì ragazzi, il logo di Star-Lord. Quindi immagino che in questo universo il nostro Peter Quill si sia ispirato a questa band. Quindi siamo un giovane. Ui, ecco la mamma. Ui, è pensato. Ora capisco. È nuova? Star-Lord? Chi è quello con lo sguardo cattivo? Lui non ha un nome. È uno degli Space Riders. E non è cattivo, è forte. Il tuo Space Rider sembra impegnato. È una mamma figa. È troppo giusto. Nessuno dice più troppo giusto. Ma... beh, non si dice più troppo giusto. Oh, tua madre lo dice. Potremmo prendere i biglietti per un loro concerto. Davvero? Mm-hmm. Ti sembrerà strano, ma alla tua età ero una tosta. Io e tuo padre ci sdraiavamo sul cofano della Chevy ascoltando i Black Sabbath. Ascoltavi i Black Sabbath? Te l'ho detto, la tua mamma è una tipa tosta. Ah, guardavamo le stelle e lui... mi raccontava dov'era stato. Mamma? Della torta? Hm? Sì, arrivo tra un attimo. L'hai già detto 10 minuti fa. Se non ti dai una mossa, finisco la torta da sola. Non lo faresti mai. Sì, invece. Non lo faresti sì, mai. Sì, invece. Ehi, molla i capelli. Oh! Oh! Peter! Ti ho già detto di non lasciare i giocattoli per terra! Non è un giocattolo, è un action figure. Un action trappola, direi. Tuo piede io pugnalerò! Non ha neanche... lascia perdere. 13 anni? Guardati, il tempo vola. Arrivo subito, te lo prometto. Giusto. Arriviamo subito, ragazzi, ma un easter egg continuo. Alzati dal letto, Peter Quill. Iniziamo questa avventura. Ragazzi, inizia ufficialmente la nostra avventura su Guardiani della Galassia. E Peter ha un occhio nero. Non mi stupisce perché c'è una storia, soprattutto per quanto riguarda le origini di Peter, che racconta proprio un momento in cui viene
picchiato da un bullo mentre cerca di aiutare una sua amica. Però ragazzi, quello che voglio fare io in questa serie è darvi momenti didattici, approfondimento su personaggi, storia e quello che viene raccontato nel fumetto, quindi differenze con quello che vedremo, come detto è tutto inedito, però non ve lo voglio anticipare, ok? Quindi ci viviamo la storia senza anticiparvi che cosa potrebbe succedere, ok? Perché avete visto la mamma quando parlava del papà di Peter, come si è intristita? Scoprire chi sarà in questo universo il papà di Peter sarà importante. Tron! Quanto vorrei guidare uno di quei motocicli! Pensate che Tron era già vecchio quando io ero piccolo, cioè è una cosa assurda. Non posso crederci di averlo preso. Che bomba quel concerto dei Maiden. È tutto un rimando alla cultura pop degli anni 80. O il cubo di Rubik, vediamo se lo fa. Potrei staccare gli adesivi e metterli al posto giusto. Oh no, no, no così Peter, dai, no così. Oh? Peter? Sei là? Che succede? Drax, smettila con questa storia. È strana. Ci avviciniamo alla zona di quarantena. Per quanto ho dormito? 15.338 tic. È molto specifico. La fedifraga è pronta per la missione. Chiede la tua presenza nell'abitacolo. Gamora è dalla nostra parte, Drax. È la progenie del mio peggior nemico, assassina e traditrice. Non mi fido di lei. Beh, provaci. Dovremmo essere una squadra. Sì, ma non prometto nulla. Non prometto nulla. Ragazzi, era quindi un sogno. Quindi iniziamo che abbiamo già formato i Guardiani della Galassia. In realtà questa storia prende vita 12 anni dopo una grandissima guerra che ha sconvolto l'universo. Probabilmente ce lo racconteranno. Quindi l'universo che andremo ad esplorare, eccolo Star-Lord! Ragazzi, questo sarà un super personaggio, preparatevi perché... Ed è assurdo, cioè sono battute su battute. No, dai Star-Lord, per favore, ti sto introducendo come un figo, ma non puoi fare ste cose. Possiamo iniziare? Sì, si inizia a giocare! No, non è solo una discarica. La zona di quarantena è il più grande ammasso di relitti della guerra galattica nell'universo. Pensa quanta roba ci possiamo trovare. Una scommessa rischiosa, capitolo 1. È illegale solo se i Nova Corps ci beccano lì dentro, e non succederà. E non succederà? Ah, eccoti, Quill. Dì a Groot di stare tranquillo, non ci arresteranno. Io sono Groot. Non sono troppo sicuro di me. Diciamo che sono sicuro al punto giusto. Rassicura Groot o spaventalo? No, dai Groot, tranquillo, non ci arresteranno. Arrestarci? E perché? Un po' scettico Groot. Allora ragazzi, stiamo andando in un posto dove forse non dovremmo stare, perché i Nova Corps, che dovrebbero essere, diciamo così, la polizia dell'universo, ci potrebbe addirittura arrestare secondo Rocket. Però prima di fare qualsiasi cosa, visto che abbiamo l'opportunità di esplorare la Milano, la nave dei Guardiani, ragazzi facciamolo, cioè un secondino permettetemelo. Che cosa c'è qui? Ah no, questo ragazzi è il jukebox. Allora... Ebbene, purtroppo stiamo giocando nella modalità streaming, cioè quella che appunto ci leva qualsiasi dubbio per quanto riguarda i copyright. Però raga, sto gioco ho giocato bene con tutte le musiche anni 80, cioè Note con me, una delle mie canzoni preferite. Cioè c'è di tutto ragazzi, c'è di tutto. Diario, ho fatto di nuovo quel sogno, devo andarci piano con i Lampredotti, no? O trovare una sveglia migliore della faccia di Drax. Stanotte però dormirò sonni tranquilli. Soldi in arrivo. Basta inseguire fantasmi. Basta fare da babysitter alle principesse Lumaga. È ora di diventare ricchi sul serio. Chissà se Drax poteva decorare la sua cella nel kiln. Mi immagino di no. E guardate un po'. Una foto di famiglia. La moglie e la figlia. Ecco, non è un caso ragazzi, perché avete sentito che Drax di Gamora non si fida perché è la figlia del suo arcinemico, Thanos, che ha ucciso la figlia e la moglie. Vorrei che fossi qui, mamma. Eh già, ragazzi, la storia della mamma credo che sia importante in questo gioco. Come detto, non ci siamo soffermati troppo sulle parole della mamma, che sembrava una mamma tosta, una mamma figa. Vediamo, ragazzi, perché sia nel fumetto che nei film è stata raccontata l'origine di Star-Lord. Vediamo un po'... in questo universo come si va a collocare, no? Ecco i nostri guardiani, Peter Quill. Abbiamo Gamora, la donna più letale della galassia. Drax, il distruttore.
il nostro Rocket Raccoon non ha fatto un procione. E Groot, l'ultima Flora Colossus. Esatto. Però gli possiamo cambiare a tutti i costumi, ragazzi. Facciamolo, vediamo un po' che cos'ho. Bella questa. Questo praticamente è il costume originale, ragazzi. Starfigo Lord! Wow, che roba di classe! Veglia Gigi, Rocket! Io li chiamo martelli per via di tutti i rumoracci che fanno. Se superiamo il campo di forza e raggiungiamo le coordinate interi, dovrò solo piazzarli in giro. E ci penseranno loro ad attirare il nostro mostro. Il nostro mostro? Potremmo lasciarlo lavorare, però... Che cosa succederà di preciso? Che succederà di preciso? I martelli faranno blip blap blip bloop e il mostro arriva di corsa? Sarà più tipo... Vogliamo smetterla con questo mancano! E il mostro salta fuori dalla sua tana e viene da noi. Sei sicuro che funzioni? Ehi, quello che so arriva dalla tua fonte, Quill. La mia fonte è più che affidabile. Le coordinate portano dritte a una rara, sfuggente e preziosa creatura. Ma se non sappiamo nemmeno che aspetto abbia? Infatti ho detto che è sfuggente! Ma che importa del suo aspetto fisico? Basta che abbia delle orecchie e ti assicuro che i miei martelli la spingeranno dritta nelle nostre braccia. Non mi sembra un grande piano, ragazzi. Non sappiamo chi stiamo cacciando, non sappiamo che cosa stiamo andando a fare. Sappiamo solo che siamo un gruppo di mercenari. Possiamo prendere anche delle decisioni che modificheranno la storia. Quindi occhio, ragazzi, perché è molto più interessante di quanto non sembri. Possiamo rimandare, Peter Quill? Sto approntando il mio corpo alla pugna. Lo sai che l'idea sarebbe di catturarlo, il mostro? Non di ucciderlo. Certo, ma sospetto che non si lascerà catturare docilmente. Vacci piano, bicipiti. Lady Hellbender non compra merce danneggiata. Punterò a preservare quanto più possibile l'integrità della creatura. Bene. Addirittura, Drax, ma tutto sto italiano, eh? Mi sto preparando alla pugna, alla guerra, ma che? Dobbiamo parlare di quella storia con Gamora. Ti aspetta nella cabina di pilotaggio. Lo so, volevo sapere... Andrà tutto bene? Dovrete passare parecchio tempo da soli sulla nave. Non temere, terrò gli occhi aperti e sventerò qualsiasi potenziale fellonia. Oppure... Fellonia. Potresti provare a fidarti. Sei ingenuo, Peter Quill. È una maestra dell'inganno. Lui non si fida, ragazzi. Vabbè, giustamente, cioè, t'ammazzano moglie e figlia, cioè, qualsiasi cosa relativa e legata a Thanos. Guardate, ragazzi, che anche Drax il distruttore c'ha una storia tutta particolare, eh. Vai bene, bello? Io sono Groot. Oh. Sai, io non ti capisco, Groot, ma immagino che tu abbia appena detto qualcosa di super gentile e premuroso. Ma secondo me sì, l'ha detto. Cosa ha detto la pianta? Non lo so. Gamora? Sono qui, Peter! Eccola, Gamora. Ehi, è la mia sedia. Ah, e usala. Beh, stavo pianificando. Ah. Entrare nella zona è una cosa, ma poi dobbiamo catturare il mostro. Giusto. Cosa mi sono perso? Oltre agli sguardi diffidenti di Drax, non molto. Ora se hai finito di pianificare, vatti pure a sedere. Stiamo per partire. Ok, lei è una donna letale, ragazzi. Tra le assassine più potenti. Ho indossato questa veste funebre per onorare le mie amate Ovette e Camaria, moglie e figlia. Quando vestivo di viola, Ovette faticava a trattenere i suoi appetiti femminili. Oh no, dai, ma no. Però secondo me, ragazzi, dobbiamo stare attenti a Gamora e Drax. Una volta superato il campo di forza, non si torna indietro. Quei codici riusciranno ad aprire la rete nuova, giusto? Sì, devi solo inserirli nella tua console. Secondo me stiamo andando allo sbando, però... Rocket, Groot, Drax, venite! Si entra! Manca ancora qualche tick prima della prossima finestra. La prossima? Non dobbiamo far scadere il codice o rimarremo bloccati. La griglia di sicurezza Nova Corps si resetta a ogni rotazione. E aspettando il prossimo reset avremo una rotazione intera a disposizione. Che ci fa la rete ancora su? Non stavamo entrando. A quanto pare i contatti dell'assassina sono inaffidabili quanto la traditrice stessa. Ma non ditemi che i codici d'accesso di Gamora non vanno. Ci è costato averli. Calma, Rocket. Abbiamo ancora qualche tick prima della prossima finestra. La rete si è appena resettata. Puoi inserire il codice, Peter. 0451.
Oddio, ragazzi, ho un'ansia quando mi dicono i numeri o i nomi. Me li dimentico sempre dopo un secondo. Incredibile. Non avrei mai pensato che potesse rimanere tanta roba dopo la guerra. I Chitauri non brillano per la loro moderazione, soprattutto con Thanos al comando. Beh, ormai dovrebbe essere in nova. Nova Corps hanno avuto 12 anni per eliminare gli esplosivi pesanti, no? Per questo mi piaci. Sei così innocente. Oh, quante cose grandi e terribili potrei fare con questi strumenti. Concentrati, Ratto, non è un'operazione di recupero. Perché no? Alla Milano farebbero comodo nuove armi. E poi si diventa ricchi. Per la regina dei mostri di Seknarf 9, la bestia che cerchiamo ha più valore di qualsiasi rottame sgraffignato. Oh, bisogna stare molto attenti. Non vedo nessun mostro. Ma quel grosso cilindro sembra la nave mineraria di cui parlava l'amica di Peter. Amica? Per una notte. E il mostro lo vedrete presto, appena piazziamo gli evoca mostri di Rocket. Sì, razzo. Groot, Will, pronti. Tocca alla squadra Rocket. Continuo a non capire perché devo rimanere a bordo con l'assassina. Perché fai parte della squadra verde. Me l'avete assegnata prima di trovarle un nome e non sono verde, ma foglia di tè. Foglia di chi? Senti, se vogliamo incastrare il mostro dentro quella nave mineraria, dobbiamo piazzare i martelli su due lati, due squadre. E due clic alla destinazione. Il terreno è stabile, vi toccherà saltare. Ecco il segnale. Forza, Groot! Ah, ma capito, squadra verde perché sono verdi tutte e due. Non preoccuparti, dopo che saremo riusciti a posizionare i martelli, andremo a catturare il mostro, insieme. Molto bene. Ok, ragazzi, adesso inizia Guardiani della Galassia. Martello 1 a posto. Si vede il punto d'incontro. Oh sì. Siamo pronti? Mora, tratta bene la mia bimba. È una nave, non una bambina. Ah! Oh, immagini. Io sono Groot. Che hai trovato, Groot? Rosa, è una nanoresina speciale, progettata per impedire ai reliti di andarsene in giro. Ah. E ma io che cosa ho trovato qui? Dei componenti. I componenti, ragazzi, ci serviranno, eh. Allora, possiamo buttare giù qualcosa? Segui Rogat. Danni ridotto. Beccati questo, roba fragile! È roba fragile. Ah, vedete? Non fa niente. Ora possiamo smettere di pensare alla melma tossica e concentrarci sui fichissimi rottami che tiene insieme? Io sono Groot? No. Non proprio tossica, più tipo, meglio se non la mangi. Wow, questi missili erano devastanti durante la guerra. Ci sarà qualcosa che funziona ancora? Dimmelo tu, mister Visore. Allora, te lo dico subito, io intanto... Trollavo che le armi funzionassero. Mi sono lasciato un po' trasportare dall'emozione di esplorare questi mondi alieni. È una cosa che ho sempre sognato, vi dico la verità, ragazzi. C'è una cosa che mi piace, sapete, l'ambientazione quella piratesca. Però immaginate essere dei pirati intergalattici. Che è successo? Mi sa che quel grosso cilindro è il punto d'incontro. Sì, è la nave mineraria. Che strano vederli tutti ammucchiati così. Tanti frammenti di una guerra di dimensioni galattiche tenuti insieme da... Melma rosa. Nanoresine a base di ebrio. Quello che è, dico solo, che è dura da digerire. E guardate un po', ragazzi. Vi ricorda qualcosa? Quello lì? Non anticipiamo. Sai, un po' comincio a capirci qualcosa. Migliaia di mondi che lottano per un effimero bene superiore. Sentite? Oh, guardate! Gialla e blu! Come una vecchia fregata dei Nova Corps, bello! E dai, ci sarà morta della gente su quella nave. Guasta feste, perché ci hai portati qui se questo posto è così sacro? Io sono Groot. Posso nominarti almeno 10 pianeti pieni di mostri. Perché proprio qui? Creati una reputazione. Dici che è per far colpo su Gamora? Non so se te ne sei accorto, Rocket, ma la gente non fa esattamente la fila per ingaggiarci. Oh, me ne sono accorto.
Se finiamo il lavoro avremo i soldi, certo, ma anche una nuova cliente ricca. Dobbiamo far colpo su Lady Albender con un mostro che le interessi, non una bestia qualunque. Ecco perché saremmo dovuti andare a caccia di Fing Fang Foom. Non possiamo far colpo se siamo morti. Capito? La cosa bella di questa serie potrebbe essere che non devo far molto perché parlano tantissimo, però da tutto quello che ci dicono, insomma, ci stanno facendo capire un po' di più sulla storia, eh? Tante razze che combattono per il bene superiore, questo è uno dei resti. Oh! Che cacchio? Sto bene! Ah, a posto. A momenti diventavi una vittima di guerra in ritardo. Non scherzare. Mi piace questa cosa. È divertente. Io sono Groot. Ma andare in giro, solo noi tre. Come all'inizio di questa storia. Prima che arrivasse chi sai tu. Io sono Groot. Io non odio tutti. Quill lo tollero. Quill è un bravo ragazzo. Spero avrai la promozione, Rocket. Dai, Rocket. Drax e Gamora sono aggiunte preziose alla squadra. Lo dici solo perché ti sta ascoltando. È per questo che io e Drax restiamo sulla nave? Forse. Ehi, non si può neanche passare dei bei momenti con i propri amici? Beh, allora quindi la formazione originale eravamo noi tre. Oh, e questo schifo? Che schifo. Quanti schizzi? Ehi, scommetto 50 unità che ne faccio fuori più di te. Come no? È una gara? Oh, ma che... Ma... Rocket, sei stato tu! Segna punti? Ti piace? Ho hackerato il tuo visore l'ultima volta che ti sei appisolato. Ma che figata! Hai hackerato la mia roba! Considerando tutte le volte che l'ho dovuta riparare, è un po' come se fosse mia. La posizione ottimale per piazzare il martello è poco più avanti. Io sono Groot. Direi sul muso, nel buco gigante che un tempo doveva essere la cabina di pilotaggio. Wow, macabro. Io sono Groot. Sì, vabbè, ma che vuol dire? Cerca di non pensarci. Meglio non farsi domande su che fine ha fatto chi lavorava su questi rottami. È passato un sacco di tempo. Ho capito, dov'è? Siamo 1-0. Fantastico! Aia. Avrei dovuto registrarlo. Fammi un ponte, Groot, voglio vedere se è vivo. Non lo so, ma si contorce. Porco di un razzo, qui tutto a posto? No. Sì! Sì, pensavo fosse una scorciatoia. Una scorciatoia? Andate pure avanti. Io vi raggiungo. D'accordo, c'è una stiva missili mezza sfondata sull'altro lato. Ci vediamo lì, va bene? Va stiva bene. Missili gialla e blu, ricevuto. Oh, guardate quanti buchi, ragazzi. Sono molto curioso di scoprire com'è andata questa guerra. Gialla e blu. Ah! Stai cercando di far crollare tutto, Quill. Ho sparato a qualcosa. Ok, ok, è sempre la prima scelta. Ah sì, ragazzi, sennò che ce l'abbiamo a fare le pistole. Ciao, piccolino. Stiamo facendo il... Ma che razzo! Sei morto, Quill? Sentiamo i tuoi squittini da sfigato, anche senza radio. No! Ragazzi, è il tutorial sul combattimento! Che è molto stiloso, Ragazzi, dovevate vederlo! Era una specie di budino gigante! Non ci casco di nuovo. Oh no! Andiamo un po'... Ma Quill, blob, bella! Non mi è molto familiare questo blob! Non ti preoccupare, ci penso io. Ma proprio che li prende a calci così. Boom! Senza Star-Lord, sei più forte di Bernardeschi. Muori quel tuo culone grasso! Mo grasso non mi pare il caso. Culone grasso! E infatti. Va tutto bene laggiù? Quill si è quasi fatto mangiare da un budino, tipo. Dovevi sentire come squittiva. Devi combattere con dignità, Peter Quill. O almeno morirci. Non scherzare. Ci avevo preso in giro da tutti. Immagino che il mostro che stiamo cercando è colui che lancia sto schifo. Vabbè, mi piace il fatto che si prendono in giro così tanto. Nel fumetto c'è un momento in cui i guardiani smettono di fidarsi. Perché, ve lo posso raccontare, perché, insomma... Nella prima formazione dei guardiani c'era lo zampino di Mantis. Era stata Mantis, che immagino conoscerete per i film, con i suoi poteri della mente aveva istigato, diciamo così, i vari componenti a unirsi in questo gruppo. Tua amichetta. Spero sia una seria. Io sono Groot. Come se tu sapessi riconoscere una faccia onesta. Io sono Groot. Effettivamente profumava di fiori. Confidate nel piano, ragazzi. Finora regge tutto, compresa la nave mineraria.
Piazziamo i martelli nei punti giusti e acchiapperemo quel prezioso mostriciattolo. Ah, Quill è un esperto nel piantare martelli nei punti giusti. Oh. E anche nell'acchiappare mostriciattoli. Vabbè, siamo tornati. Siamo tornati, siamo tornati. Muovi, che stai aspettando? Oh, dammi il tempo. Ah. Dicevo, quindi scoperto l'inghippo e l'inganno di Mantis. Insomma. Insomma, hanno smesso di tirarsi l'un dell'altro. E quindi ognuno se n'è andato per fatti suoi e ha cominciato le proprie avventure da single. C'è mancato poco. Stai bene, Groot? Qui? Stiamo bene. Tutto a posto. Possiamo saltare. Non serve saltare su questo là. Basta chiederglielo gentilmente. Per me lo fai in continuazione. Groot, sta sereno, Quill. Ok, può Groot. Sempre farne crescere. Vediamo che sai fare con Quill. Io sono Groot. Grazie, Groot. Un gran che bel spettacolo, ragazzi. Bello mio. Io sono Groot. Altri mangianavi. Dappertutto. Però facciamo una sfida seria. Bene, di nuovo in pista. No, aspetta. Te l'ho fatta sotto il naso, Quill. Chiaramente dobbiamo fare il ponte, ma se io lo chiedo a Rocket. Rocket, puoi portarci su quell'ammasso di rifiuti? Non sono così flessibile. Groot, qui c'è un gancio, riesci ad attaccarti? Io sono Groot. Che figata, ragazzi. Ehi, Bertolini, se avvistate navi blu e oro da qualche parte, avvisateci. Abbiamo visto molte navi simili. Intende navi attive. Non abbiamo deciso cosa fare se incontriamo una pattuglia dei Nova Corps. Ah, li tratterremo finché non avremo finito. Brutta idea. Gli sbirri sono tutti connessi tramite quegli stupidi caschi. Se ci vedessero, non dovrebbero fare altro che chiudere la barriera per il... Se vediamo uno sbirro, ci arrendiamo, ok? Non ci arrenderemo. Questa volta sono con Drax. Abbiamo tutti i precedenti penali. Hanno solo bisogno di un pretesto per arrestarci. Ho un paio di assi nella manica se dovessimo incontrare le zucche di latta. Ma se cerchiamo di resistere, va tutto a monte. Vuoi giocare a carte con i Nova e barare? In sostanza, sì. Da quello che ho giocato, immagino che prendere decisioni sbagliate come questa qua, diciamo, visto che tutti erano in disaccordo con me, potrebbe un po' portare i nostri guardiani a non fidarsi troppo di noi o comunque a non ascoltarci in futuro. Allora, stiamo perdendo, su. E qua è sicuro okay, che combattiamo. Proviamoci. Bene, piazzalo lì, ottimo. Io sono Groot. Già, ne manca uno. No. Schifo di un rottame. La dannata batteria è andata, ecco cosa. Ci hai messo troppa forza. Vediamo di trovare una soluzione. Questo kit è programmato per la biologia Kree. Peccato che non abbiamo Kree in squadra. Per fortuna, direi. Smettila di razzeggiare. Ok, questo coso non mi darà la scossa, vero? La probabilità è... minuscola. Andrà tutto bene. Ok. Che stai aspettando? Qui, prendila. Mi darà sicuramente la scossa. Ecco qua. Dovrebbe bastare. Fammici smanettare un po'. Vediamo quanta energia butta fuori e poi modifico un paio di cose. Guardatemi le spalle. Da che cosa? L'uri di cosi mostruosi. Tenetemi pronti. Facile. Ah, combattiamo con Groot. Aiutami con queste bestiacce. No, razzo. Guardate, ragazzi. Se non lo cavlo in fretta, andrà in cortocircuito. Vai, Groot. Allora, toccano i due, Groot. Groot, fermali. Ah, li ferma, io combatto, certo. Groot è un difensore robusto, in grado di resistere a un incendio. Il tank è specializzato nella gestione della folla. Groot, e noi ci pensiamo noi. Woohoo, che figata! Oh. Però ho finito le munizioni. No, però ragazzi, nella mia prova si ricaricavano. Bellissimo, ragazzi, super divertente. Godo. Wow, appena in tempo. Riparalo tu la prossima volta. Io sono Groot. Groot si chiede se la ricompensa basterà a ripagare il rischio che ci stiamo prendendo. Io e Groot siamo praticamente invincibili, ma che succede se voi altri vi fate ammazzare? Spara la grossa. Dovremmo trascinare quel mostro di lei. Ragazzi, è un lavoro importante. Per la regina dei mostri di Seknarf 9. Solo che lei ancora non lo sa. Finiamo il lavoro e saremo... Ti acchiappa mostri intergalattici di Lady Hellbender? Oh! Quell'affare è ridicolo. Secondo voi era una nave o un robot? È una sentinella Kree. Un robot, ma in grado di volare nello spazio. Io sono Kree.
Quello non è neanche il più grosso. Hanno progettato almeno 5 modelli grandi il doppio. E una mezza dozzina di prototipi per mega sentinelle, modelli stealth con parametri di furtività modificati. Come fai a sapere tutto questo? Erano anche loro esemplari sperimentali su mezzo mondo. Molti dei miei componenti venivano dall'hangar di cibernetica vicino al mio, quindi ho avuto un'anteprima dei nuovi robot. Ah. Li vedevo trasportare componenti dalla... dalla mia gabbia. Non volevo riaprire vecchie ferite. Tanto ormai sono quasi tutte cicatrici. Ragazzi, il passato di Rogat è particolare. Volendo, potremmo leggerlo, perché, vedete, qui noi abbiamo un compendio. C'è la storia di Rogat, la vogliamo leggere? Indebolito da costanti scontri durante la guerra galattica, l'impero Kree si è trovato costretto a rivolgersi ai propri ricercatori con base su mezzo mondo per rimpinguare gli eserciti imperiali. Rogat è il risultato dei loro tremendi esperimenti. Una delle poche bestie da guerra ad aver sviluppato un'intelligenza superiore e in grado di padroneggiare l'uso del linguaggio. Rogat ha scoperto quasi subito quali fossero le intenzioni dei suoi aguzzini. Sarebbe dovuto morire eroicamente difendendo una posizione in prima linea senza speranze. Rifiutandosi di accettare un tale destino, ha distrutto il laboratorio e si è dato alla fuga a bordo di una navetta rubata. Lì ha incontrato inoltre il futuro miglior amico, Groot. Insieme hanno lavorato come cacciatori di taglie, accettando infine il contratto per la cattura del criminale noto come Star-Lord. Anziché onorare gli accordi, i due hanno finito per unirsi alla sua squadra, i Guardiani della Galassia. Ecco, adesso abbiamo avuto un'infarinatura su chi è Rogat. Nelle prossime puntate, ragazzi, leggeremo anche gli altri, senza anticipare, piano. Dove sarei io ora se quei cialtroni blu mi avessero impedito di fuggire dagli esperimenti di mezzo mondo? Io sono Groot. Già, probabilmente adesso starete calpestando pezzi di Rocket. Per gli scienziati pazzi Kree non ero neanche una persona. Più un'arma ambulante con un gran cervello. Un'arma molto loquace. Già, quello è stato un errore. Hanno provato più volte a correggerlo. Quello sarebbe stato il corpo di grazia. Figuriamoci. No, mi serviva Groot. Dovresti creare un ponte dritto in quell'orbita. Io sono Groot. Ora però devi farlo a qualcuno durante un combattimento. Aspetta, oh, quella è... Sì, sto per vincere la scommessa qui. No. Non credo proprio, raga. Io mi metto da qui. Spara a tutti. Di nuovo a segno. Tu che ne dici, Drax? Vuoi partecipare alla scommessa? Pensa quanti ipercircuiti potrai comprarti. Mi prendi per i fondelli? Ah, sai che c'è, Quill? Non mi sembra giusto. Tu hai due armi, io una. D'ora in poi, i miei punti varranno il doppio. No. Non barare. Bene, ma perché? Quill, il martello va qui. Vai. Metto il mio? Ci siamo, ragazzi, ci siamo. Non farai incacchiare tutte le bestie qui intorno, eh? Mi spiace, Quill. Dopo l'ultimo, non mi va di rischiare. Faccio una prova. Di nuovo? Rocket! Ho solo girato l'interruttore per vedere se si accendeva. Sì, dillo a loro! Grappolo del razzo. Sentire, un raggio d'azione mica male. Baby! La scheggia è impazzita! Rocket è un esperto di armamenti che combatte a distanza e lo sappiamo. Questo è più un vermo o un lombrico? Dai, che sbratta pure, ma no! Begli scherzi, Rocket! Vero? Quello quanto valeva? 5 punti? Dai! No! Non puoi mica assegnarti punti così a caso! Esatto! Però ragazzi, abbiamo un punto abilità, ok. Sì, potrei sbloccare nuove abilità. Ci vediamo sulla nave mineraria. No, metto il mio, ragazzi, mi serve uno. Posizione privilegiata, cioè... Ah, che posso volare! Star-Lord attiva gli stivali razzo per raggiungere una posizione tattica vantaggiosa. Sì, la resina regge una stupida corazzata. Fidati, è perfettamente sicuro. Vedi? Te lo dimostro. Guarda. Guarda, Rocket? Ammazzo! Ehi, saltate! No! Ah! Ci pensa Groot. Olè! E Groot? Groot! Vabbè, Groot. Beh, Groot è Groot. Groot!
Ciccio, sei salvo! Io sono Groot! Bene! Stupido ciocco di legno ammuffito! A momenti morivi per salvarmi! Io sono Groot! Anch'io ti voglio bene, brutto torsolo altruista! Andiamo qui! Ti aspetta la nave mineraria, non facciamo tardi. Questa sarà la serie in cui non sarò io a dover fare le battute tristi! Tutto qua! Non andiamo a cercarlo! Dice che sta bene! Vediamo dopo! Squadra Rocket, tutto ok? Ho perso il segnale di Groot! Razzo! Si sarà rotta la radio nella caduta! Lo copro, cos'è dai! Cos'è successo al fuscello? Groot ha preso un'altra strada! Deve essere caduto rompendo la radio! Mamma mia, quanto sono un eroe! Esatto! Perché prenderne un'altra? Squadra Rocket, chiudo! Ce ne siamo liberati! Strada giusta! La nave mineraria si avvicina! Pensi che Groot sia già arrivato? Forse! Spero che non si sia fatto di... Merda! Non sono stato io stavolta, giuro! Non mi piace per niente! I pantaloni sono nuovi! Mi sto aggrappando con muscoli che non sapevo di avere! No! Razzo! Dov'è? Dai! Ma che brutto figlio di... Ti ho detto che li ho visti! Pismo, come avete fatto? Piacere di vedervi, ma vi consiglio di attraversare la nave più in fretta che potete. Oh, ragazzi, sta succedendo di tutto. Pare che ci sia un sacco di movimento. Già, la situazione è sempre più violenta. Tenetela ferma ancora un po'. Tra poco non sarà più possibile. La posizione è indifendibile. Arrivano, attenti. Cosa? Tenetevi. Ok. Sei defunto, Peter Quill. No, siamo ancora lì. Troppi detriti. È ora di levare le tende. Ho capito, ma che ci lasciate così? Aiuto! Corri! Dai! Smettila di raggeggiare! Davvero? Quill, di qua! Vi ha avviato il supporto vitale. Come siamo messi lì fuori? Madre di tutte le vongole spaziali. Vinto. Era forse quello il mostro che cercavamo? Mi sa che è proprio questo. Quill, tutto bene? Sì, è solo che... Cavolo. Io ho solo colpito quello schifo perché volevo vincere contro Rocket. Parte. Cos'era quello? Oh, uno sciame di robot. Delle pulizie. Forse. Delle pulizie? Oh, non lo so. Lo sapevo che era Groot. Io sono Groot. Groot. Ehi, stai bene? Perché lo lasciamo lì? Io direi che per questa primissima puntata di Guardiani della Galassia possa essere tutto. Fatemi sapere che ne pensate, vi do appuntamento alle prossime. Non mancate! Saluto a tutti, a me Shosha, alla prossima, ciao ragazzi, ciao!